Venerdì 15 novembre 2013, presso il campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100, a Torino, IESFORTO, tavolo interassociativo costituito da 16 associazioni giovanili del panorama imprenditoriale e professionale di Torino e provincia, ha riunito tutti gli operatori del mondo delle start-up in un evento unico nel suo genere. STATFORTO, tutto quello che volevi sapere sul mondo delle start-up. Un'intera giornata di informazione, con l'obiettivo di offrire una panoramica dei principali attori che operano sul territorio regionale a favore dell'ecosistema delle start-up. Fare chiarezza e promuovere un'occasione concreta di incontro e confronto tra chi ha un'idea o un progetto di impresa e chi offre sostegno per la sua realizzazione. Ci interessa molto questo tema e in questo momento di crisi economica credo che portare all'attenzione il tema delle start-up sia molto importante, perché abbiamo visto che i giovani, in questo disorientamento, con questa assenza di posti di lavoro, stanno effettivamente cercando concretamente di crearlo il lavoro, e quindi con queste start-up ce ne sono tante, però hanno bisogno di sapere come reperire fondi, come poter andare oltre, diciamo, ai canonici 3 anni di incubazione. Mi auguro che le mie conclusioni, chiudendo la mattinata, siano solo l'inizio di un percorso. È incredibile e paradossale pensare che oggi, proprio in una giornata di sciopero generale collegata al tema del lavoro, qua ci siano oltre 550 partecipanti iscritti. Perché? Perché c'è voglia di parlare di cose positive e di come poter ripartire. A me piace dire che IESFORTO è un'intuizione, ma è soprattutto una grande visione. Una grande visione che ancora una volta abbiamo avuto noi giovani, che abbiamo saputo unirci, giovani imprenditori e professionisti del nostro territorio, abbiamo saputo unirci per portare il nostro contributo e la nostra voce alle istituzioni, per contribuire, per lavorare per un futuro migliore, per lo sviluppo del nostro territorio. Crediamo che, siccome raduniamo 16 associazioni di imprenditori e professionisti del territorio, quindi quasi 18.000 persone, di avere le competenze giuste, la grinta giusta e la determinazione per poter dare il nostro contributo. Siamo un gruppo di imprenditori che abbiamo deciso di mettere a disposizione parte del nostro patrimonio nell'investire nelle start-up innovative, non solo soldi, ma esperienza, networking e relazioni che noi abbiamo per poter aiutare i giovani imprenditori. Ci sono sempre più soldi rispetto ai progetti su cui investire, quindi si dirà che ci sono pochi soldi in Italia, non è vero, ci sono molti più soldi rispetto alle possibilità che ci sono da investire. Noi innanzitutto siamo molto felici per come sta venendo la giornata, abbiamo avuto un boom di partecipazione che forse non ci aspettavamo, quindi vuol dire che c'è molta sensibilità sull'argomento a livello di territorio, anche perché appunto è la prima volta che si riesce a fare una cosa come questa a livello italiano, e quindi siamo molto contenti, ma soprattutto ci auguriamo che ci sia poi effettivamente un boom di nuove start-up a succedere di questo evento. Abbiamo tanti progetti come gruppo giovani, quello che inizierà più a breve termine e che sarà la continuazione naturale di questo sarà il progetto della Gigi Academy, chiamato Oggi, Officina Gruppo Giovani Imprenditori, che vuole essere, l'ambizione di essere una scuola di alta formazione per la nuova imprenditorialità. Avrà inizio appunto il 10 di dicembre e sarà proprio una modalità un po' diversa per far sviluppare la cultura d'impresa. iStarter è un incubatore di impresa. Noi proponiamo programmi di accelerazione per start-up che siano tecnologicamente innovative. È un incubatore interamente privato, fondato da una cinquantina di partner tra manager e imprenditori. Io mi auguro di essere bombardato di idee veramente disruptive, che è quello che cerchiamo sempre. Giovani che abbiano l'idea per cambiare quello che diamo per scontato. Spero di ricevere almeno una idea così e di riuscire a fare un bel challenge. MyTable.it è un sito di prenotazione di ristoranti online in tempo reale, che permette a utenti gratuitamente di effettuare ricerche di posti disponibili nei ristoranti, appunto, e prenotare con un click, senza dover aspettare una conferma successiva da parte del ristorante. Esattamente come avviene per la prenotazione di alberghi o l'acquisto di biglietti aerei, dei treni o nei cinema. Però il mio messaggio, visto che la nostra esperienza ci racconta questo, se non avete la stessa capacità, la stessa fortuna, ma avete un'idea chiara, un modello di business a prova di bomba, è assolutamente evidente, ma soprattutto dentro di voi, intimamente, sentite che
quell'idea deve funzionare, non è possibile che non funzioni. Allora quello che io dico per esperienza personale, non devono assolutamente rinunciare a fare impresa.